Benvenuti nella mia falegnameria. Oggi vi voglio far partecipe di un progetto che avevo iniziato, ma poi mi sono detto, visto che è qualcosa di interessante, forse nuovo, qualcuno non ha mai visto, allora lo rendo pubblico. Cosa sto facendo? L'avevo già iniziato, per cui tutto il processo di tagliare le tavole, piallarle e quant'altro già è stato fatto, ma l'avete visto già in altri video miei, quindi insomma sapete come lavoro quando devo piallare le tavole, tagliarle. Dopo aver piallato tavole in rovere, massello, qui lavoriamo spesso in rovere perché è uno di quei legni che insomma è molto apprezzato. Cosa devo fare? Sto facendo un appendiabiti. In che modo? Man mano vi farò vedere la lavorazione. Intanto dovete sapere che sarà tutto in massello. La dimensione sarà di 35 cm di larghezza per 120 in altezza. E una volta che io avrò incollato le due tavole, farò delle fresature e ci avrò un sistema particolare che al mio cliente veramente piace, anche perché me l'ha chiesto lui, l'ha trovato lui, e quindi io gli realizzo la sua idea. Vi farò vedere tutti i passaggi a seguire, ovviamente, a parte la piallatura del legno. Ovviamente, prima di andare a vedere tutti gli altri passaggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale con la campanellina e se vi è piaciuto il video mettete un like, così mi aiutate a far crescere il canale. E adesso andiamo subito alla realizzazione. Intanto, sigla. La cosa che dobbiamo fare per cominciare a assemblare le tavole tagliate è quello di fare le classiche fresature. Io le ho già segnate, quindi farò le fresature per poi inserirgli il biscotto e il legno di faggio. Allora, prendiamo la fresatrice. Qui io già ho segnato dove fare le fresature, così. Perfetto. Non mi posso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E così andiamo subito. Allora, quando stringiamo i morsetti facciamo in modo che la colla esca su tutta la lunghezza del taglio, così avremo la certezza che sicuramente si è estesa bene dappertutto, così avrà sicuramente una tenuta molto più forte e non avremo sicuramente neanche lo spazio tra una tavola e l'altra che si può vedere nel momento in cui andiamo a fare la verniciatura o quant'altro. Quindi ecco, se la colla esce fuori è sempre un bene, vuol dire che gliene abbiamo messa abbastanza.
per far incollare tutto il pezzo senza che rimanga qualche parte scoperta dalla colla. Questo è fondamentale. Abbondiamo sempre sulla colla, non lesiniamo mai, non facciamo i taccagni sulla colla. Come avevo spiegato già in un altro video, puliamo bene la colla, soprattutto sul rovere e sul castagno. La puliamo bene, la tiriamo via, io la tiro, di solito la tiro via l'eccesso con un altro pezzo di legno, con una spatoletta, con quello che sia. Tiriamo via e poi se puliamo con l'acqua è fondamentale che asciughiamo bene il tutto. Ecco, io faccio in questo modo, la tiro via con un pezzetto di legno, con la carta bagnata vado a pulire l'eccesso della colla. Ovviamente la carta bagnata significa che sto bagnando anche il legno, però il rovere, come anche il castagno, ha una carica tanninica molto alta e il tannino è quello che di solito lascia il colore nero, lascia la macchia nera sul rovere, e siccome il tannino è molto solubile con l'acqua, che succede? Se noi gli lasciamo il legno bagnato, il rovere bagnato, potrebbe succedere che ci lascia le macchie nere nell'asciugarsi. Allora non è che dobbiamo fare un lavaggio con un'asciugatura col phon, però gli facciamo un passaggio con la carta asciutta, non diamo il tempo al tannino di sciogliersi. Eccoci qua, abbiamo finito il progetto. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere è la verniciatura, ma la verniciatura di questo prodotto è identica a quella che
vi ho fatto vedere in un altro video dove ho fatto una libreria tutta in massello, quindi potete andare a vedere. È quello in cui io do la tinta a straccio, ovviamente, e poi dopo le varie finiture con l'acrilico. Questo è il risultato anche su questo prodotto, visto che va più o meno allo stesso costo, quindi potete immaginare di fare gli stessi passaggi. E questo è quello che è il risultato. Poi magari lo metterò sulla mia pagina di Instagram il prodotto finito, quindi andate a vedere la pagina Instagram, ci sono diversi prodotti che già ho fatto, quindi sarà interessante. Così, finito il progetto, sono tre appelli alti. Devo dire che nel frattempo, mentre ho costruito questi appelli abiti, ho fatto dello stesso stile anche dei ripiani, infatti con lamiera in acciaio verniciato da 3 mm con dei supporti sotto, sempre in rovere massello, raggiati e poi applicati per poter essere poi appesi. Questa è una bella pensata, molto elegante, fine e non dà un impatto troppo mastodontico in una stanza, in un salone. Spero vi sia piaciuto anche questo video, mi raccomando, aiutatemi a supportarlo, che possa essere più visibile, quindi se vi è piaciuto mettete un like, facciamo partire l'algoritmo di YouTube e poi chiaramente se non siete iscritti iscrivetevi al canale perché ci sono altre novità. Ci vediamo alla prossima, Sat Guru, aiuto!